puoi andare da, se vuoi, ad analizzarlo proprio nel particolare. Quello che stavo controllando è che comunque gli errori più grandi li hanno tenuti negli ultimi elementi proprio per quell'incertezza. Non hanno fatto errori, hanno addirittura solamente livello 1 nell'ultima trottola. E sono sul ghiaccio gli austriaci, Stina Martini, Siverin Kiefer, quindicesimi dopo lo short program, e presentano un libero sul tema della famiglia Adams. Lo salco planciato, attaccato su due piedi. Salto, sono tutti piccoli dettagli che aumentano il grado di esecuzione del salto, che i giudici sicuramente tengono in considerazione. Doppio il tallo planciato, grande difficoltà nella presa, nello stacco di questo salto. Tolu. Combinazione di tre salti. Yeah.
Questa era la famiglia Adams, interpretata dalla coppia dei campioni austriaci Stina Martini, Severin Kiefer, quindicesimi dopo lo short program, una coppia comunque giovane, 17 anni lei, 20 anni lui, si sono uniti in quanto coppia di artistico da luglio 2009. Forse Fabrizio si nota ancora una certa immaturità. Adesso anche ieri, andando a riguardare proprio i punteggi ottenuti nello short program, hanno avuto i più bassi punteggi proprio nei program components, perché in questo interpretazione, coreografia, sono davvero ancora molto lontani. Non voglio paragonare ovviamente alle prime coppie che abbiamo visto poi che sono in classifica. Sì, è indubbio che adesso siamo sempre al primo gruppo, assolutamente nel primo gruppo iniziano a scendere le coppie magari meno forti, soprattutto dopo in classifica. Infatti ieri c'è stato il corto, per cui al contrario si affronta la classifica: prima scendono le coppie meno forti fino a raggiungere nell'ultimo gruppo le coppie regina, quindicesimi ultimi. Per cui è normale che nei primi gruppi si trovino degli atleti non ancora completi sotto vari aspetti, sia tecnici che a livello artistico. Anche se possiamo dire che loro, pur essendo molto giovani, hanno presentato un programma cercando di renderlo fresco e divertente in qualche modo. Hanno ancora tantissimo da lavorare, ho visto che soprattutto i sollevamenti erano veramente lenti, difficoltoso sia la presa e che l'atterraggio, cioè quando la ragazza cercava di appoggiare dopo il sollevamento la ragazza sul ghiaccio. E per non parlare che veniva persa molta velocità mentre si scivolano sul ghiaccio, perché purtroppo, forse per mantenere l'equilibrio, proprio perché sono elementi ancora non acquisiti, si andava troppo sulla punta e quindi si va a grattare. Ed ecco lì al Kiss and Cry, come diceva Paolo Bacchini prima, che ci ha raggiunti durante la gara maschile. Cioè, qui noi pensiamo sempre al peggio, quando ci sediamo lì ci aspettiamo il peggio, quindi forse poi quello che arriva ci dà anche un po' di sollievo. Vedremo cosa succederà per Stina Martini e Severin Kiefer. Ed ecco il punteggio 66-13 per quanto riguarda il punteggio totale, 35-66 Elements, i program components 30-47 per un overall di 187, e dunque sono proprio in questo momento l'ultima coppia in classifica. Sì, possiamo vedere che il livello che hanno presentato dei vari elementi non è altissimo, tranne le trottole. Vedo che hanno avuto una trottola, la prima trottola in parallelo a livello 3 e l'ultima trottola quella in coppia a livello 4, quindi ottimi questi punteggi.